And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loved you more than you did. Diciamo che all'inizio questo personaggio era un po' schivo, io lo vedevo così da lontano, dicevo, ma chissà cosa nasconde di così misterioso. Poi un giorno lo vidi tornare da casa Albertone con due buste piene, una di banane e l'altra di patate, e cioè, lì non ho potuto fare a meno di chiedergli, ma Arcascia, sei tu, no? Sì, sì, mi rispose lui. Allora io gli dissi, ma scusa, cosa fai con una busta di patate e una di banane? Dice, mi allieto. E allora lì capì che aveva un successo, cioè aveva una grande prospettiva davanti a sé, perché con poche parole aveva delineato i tratti di tutta l'umanità del 2000 oggi. Arcascia, nel primo anno di vita a Roma, sì, aveva già sviluppato questa sua passione per le banane e per le patate? La stava sviluppando. Diciamo, la stava sviluppando, ancora era, diciamo, un giovanotto che spensierato, che non aveva troppo la testa inizialmente. Poi nel corso di quell'anno ho notato che questa sua passione, soprattutto per le patate, più che per le banane, stava nascendo a lui. Jesus loved you more than you know. L'ho conosciuto a fisica. Primo anno di fisica. E cosa pensasti quando lo vedesti? Pensavo che era molto bravo con i computer. Cosa che poi infatti si è rivelato vero. Perché non sbaglio quello, no? Diciamo, cosa ci facevate tutti e due a fisica? Praticamente volevamo diventare dei fisici. Ah, ok. Poi qualcuno perde la propria via. Capita. Si smette, sì. E come... diciamo, quando Arcadi lasciò fisica, per quanto tempo non l'hai visto? Tanto tempo. Che cosa pensavi di lui? Che aveva fatto la scelta di fisica migliore. Tutti pensammo che aveva avuto qualche problema in famiglia, però lui decise di andare allo IUSM. E così, diciamo, dal punto di vista professionale, la sua carriera si è spostata dalla fisica allo sport. Però io avevo già intravisto in lui un grande talento come uomo di spettacolo. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you all and see us friendly guys. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven knows a place for those who pray. Hey, 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 hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcake. Diciamo che il primo anno in cui ho convissuto con lui era uno studente di fisica. Quindi questo, diciamo, mi ha un po' condizionato nel non sceglierlo per interpretare qualche mio film, qualche mio primo cortometraggio che ho fatto i primi tempi in cui stavo qua a Roma. Quindi diciamo che questo successo che poi ha avuto più avanti lui con Ti buttina spara, per me è stata una sorpresa piacevole, perché significa che qualcuno è riuscito a vedere in lui un valore del cinema importante. Cinema. Beh, lo osservavo, vedevo questa sua tristezza, diciamo questa sua malinconia, però di poche parole, cioè un personaggio che mancava nel cinema di oggi, cioè un uomo che parla poco, che ha poca espressività facciale, diciamo una specie di mummia, però nella sua inespressività comunica comunque molto, diciamo, rappresenta bene l'uomo moderno. Qual è stato il primo film che ha girato con Arcascia? Il primo film è stato Ti buttina spara,
stato un successo inaspettato, grazie anche alle doti di molti attori, ma soprattutto di Arkash, che è diventato produttore e protagonista del secondo film. Quando hai saputo che Arkash si era dato anche al cinema, che reazione hai avuto? Ho proprio pensato che era, insomma, che era giusto, un bel ragazzo, ha anche capacità, è giusto così. Cosa è significato per te essere uno che aveva vissuto fianco a fianco a quello che stava diventando piano piano un mito del cinema tiburtino? Ma effettivamente i primi tempi, andando in giro, tutti insomma mi stavano chiedendo, ma tu certo, veramente conosci Arkash? E dico sì, così per caso, quindi era bello, diciamo. Ma Arkash racchiude in sé tutti i difetti dei grandi attori del passato, cioè diciamo la sua difficoltà di muoversi, la sua difficoltà a ricordare le battute, il suo feeling particolare con gli ortaggi, le sue fisse, il fatto che non riesce a socializzare bene con gli altri sul set, il fatto che è sempre un po' restio a rispettare gli ordini dei registi. Diciamo che lui, ecco, è il non attore per eccellenza. Quindi diciamo, l'unione di tutti i difetti dei grandi attori fa un grande attore. Fa un grande attore, sì, questa è la novità, il personaggio di Arkash. A lungo andare può anche diventare un problema conoscere una persona così famosa. Ma io ho detto fra noi, non penso che questo Arkash abbia molto successo anche in un lontano futuro, diciamo. Ah, quindi sta dicendo una cosa pesante da parte di un attore del suo calibro. Ah sì, perché vediamo che i rapporti con gli altri attori sono un po' difficili. Ma del suo carattere. Sì, questa è una rivelazione. Nel mondo del cinema del quale lei inizia a far parte, come è visto Arkash? È diciamo visto di buon occhio oppure di cattivo occhio? Ma parlando con i miei colleghi, anche più anziani, che hanno fatto qualche film con lui, insomma, così, molti dicono, qualcuno dice che è un fenomeno passeggero, qualcun altro dice che non riuscirà ad andare oltre il successo di Ti butti una spada. Quindi dobbiamo cercare, vediamo di poter valorizzare un talento così, poi vediamo, se non avrà più successo vuol dire che è un attore che dovrà stare soltanto in quei film e basta. Secondo lei Arkash può diventare un modello anche per i giovani di oggi che vogliono debuttare nel mondo del cinema? Beh, io direi di no, perché Arkash è un attore unico nel suo genere, cioè sarebbe come dire che, non so, che tipo Lynch deve essere un modello per i registi, ma lui è troppo sui generis per essere imitato. Arkash è un attore che solo con la sua presenza, senza dir nulla, senza fare nessuna espressione, è già un personaggio e già fa un film intero. Quindi direi piuttosto che invece il personaggio di Arkash nei film può essere un modello per i giovani. Poche parole, tanti proiettili. Tanti proiettili? Sì, perché nei suoi film, nei nostri film, diciamo, quelli che abbiamo fatto assieme, Arkash è sempre un uomo molto aggressivo, anche se non lo si direbbe. Poi anche nel prossimo film ci sarà un colpo di scena che non posso anticipare. E la vera natura di Arkash verrà fuori. Quindi lei è già...